esplode la primavera e come consuetudine da lì si fa festa. Esatto, la fiera di primavera, la, come da consuetudine da ormai tantissimi decenni, la terza domenica di maggio, è un evento che si ripete ogni anno, è un evento prettamente commerciale e oltre che impreziosito da anche partecipazione di espositori con prodotti artigianali, dell'artigianato locale, prodotti dell'enogastronomia, quindi molti prodotti tipici e anche l'aspetto zootecnico, perché abbiamo anche gli animali, in particolare al mattino ci sarà la possibilità, come anche questo abbastanza tradizione, la possibilità del battesimo del pony per i più piccoli in Piazza Castello, andando così a, insomma, a configurare una giornata di festa ormai tradizionale per la vita di Aglie. Una giornata che nel corso del pomeriggio sarà anche animata con musica, con una fanfara che aglieterà i partecipanti, e una giornata dedicata anche ai più piccoli, perché negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con il Rione San Gaudenzio, si sono organizzati dei laboratori creativi nella parte bassa del paese di Largo Romano. Quest'anno abbiamo deciso di puntare sul potenziamento di questi laboratori, quindi offrire qualcosa di più per i più piccoli, e quindi ce ne saranno di nuovi, oltre alla possibilità, come negli altri anni, di imparare a fare il nostro dolce tipico, il torcetto, ci sarà anche la possibilità di fare altri tipi di laboratori. In particolare con l'associazione del Comics ci sarà la possibilità di fare laboratori sul fumetto, più altri laboratori organizzati in collaborazione con l'associazione Progetto Michela di San Giorgio Canavese, con cui abbiamo iniziato una nuova e proficua collaborazione. Ecco, a proposito, per un evento di questa portata il comune da solo, tra virgolette, non ce la può fare, ci sono tante collaborazioni. Esatto, oltre a quelle che ho appena detto, ci sono molte altre collaborazioni, perché è un evento difficile da mettere in piedi a livello organizzativo, quindi non posso esimermi dal ringraziare le persone, i tanti volontari che ci danno una mano, a partire dall'associazione commercianti, a seguire l'Avis, che insomma fin dalle prime ore del mattino saranno sul campo ad aiutarci, oltre che a tutti i volontari dell'AIB, della Protezione Civile, per insomma essere presenti lungo la fiera anche per questioni di sicurezza legate, certo, a tutte quelle che sono le nuove normative. Quindi grazie sicuramente a tutti coloro che si danno una mano, sperando di offrire un prodotto gradito e gradevole per tutti coloro che vorranno partecipare. Da quindi domenica tutti ad Aglie, insomma. Vi aspettiamo.